Ecco, io non è che voglio trarre delle conclusioni, ma da questi interventi mi sembra che sicuramente Verdi lo conosciamo meglio, o perlomeno ciascuno si è arricchito della focalizzazione fatta da tutti quanti questi interventi. Io vorrei aggiungere una piccola, annotazione in più, ma molto rapida. Mi capita in quanto mi capitano sotto mano tutti quanti i programmi, ovviamente dei nostri concerti, dei nostri cori, quindi proprio da osservatore della nostra realtà corale, appunto i brani che noi vediamo, i cori che noi vediamo sono questi qua, no? Dal Trovatore, questo è i Lombardi alla prima crociata, questa è la famosa scena Va pensiero, poi c'è O Signore dell'Altezza Dio, no? Che è appunto questo qui, poi c'è la Vergine degli Angeli e poi il coro delle Zingarelle di Matadori. Questi sono i brani che vengono eseguiti. Ecco, vorrei da questa autorevole sede, vorrei lanciare proprio un invito ai nostri direttori quando affrontano queste pagine a tenere presente tutte le cose che sono state dette qui. Cioè, mi è piaciuto molto quando diceva noi dovremmo fare in modo che i ragazzi fossero folgorati, no? Dal melodramma verdiano. E perché Verdi? Per motivi che diceva appunto Gianni, cioè Verdi regge comunque, gli si può presentare anche davvero con flauto e chitarra, purché ci sia quella consapevolezza appunto di mettere in evidenza alcuni aspetti, alcuni valori che abbiamo visto che sono valori perenni, che sono stati validi al momento in cui Verdi è vissuto, ma che sono validi anche per i nostri giovani, questa tenacia, questa capacità di trasformare la difficoltà in un punto di forza che poi, come diceva Gianni, è anche la possibilità di trasformare in un punto fondamentale a cui far ruotare intorno un'intera idea registica, può essere invece il vezzo del tale autore. Io immagino, io ho conosciuto la costumista di Mario Del Monaco, il quale si era fatto costruire il suo costume di Otello con cui fu sepolto, e lui interpretava solamente Otello solo con quel costume. Sapete perché? Perché Mario Del Monaco non era molto alto. E allora Yolanda Gaglioni gli aveva costruito questo costume scosciandolo un pochettino, no? Nel senso che la calzamaglia e tutto il pagliaccetto metteva in evidenza, sproporzionava le cose, da lontano quindi sembrava più alto di quello. E quindi immaginate, qualsiasi regista di fronte a quello avrebbe dovuto costruire costumi e scene intorno a quel tipo di cose. Eppure Verdi, ecco, si è fatto con questo tipo di consapevolezza, con questo tipo di capacità di mettere a fuoco, con questo senso appunto di mettere sempre in evidenza i valori della tenacia, della semplicità, però dell'apertura, no? Quest'uomo che parlava francese, che quindi andava al di là dei limiti, ecco, in questo senso innovatore sempre. Ecco, quando affrontiamo queste pagine verdiane, teniamo conto anche di un altro elemento: i nostri cori sono adatti vocalmente a rendere quello che la musica in quel caso richiede. È chiaro che, voglio dire, i cori verdiani sono cori inseriti nel melodramma. La vocalità del melodramma è la vocalità lirica. Non è la vocalità che noi spesso cerchiamo per i nostri cori, cioè una vocalità naturale, con poco vibrato, che ci serve per mettere in evidenza tutte quante gli intrecci polifonici, le dissonanze che poi risolvono, eccetera. E molte volte quell'impatto emotivo che riesce a far folgorare, no? È dato proprio da quella vocalità che esplode al di là, no? Quel piglio tenorile, che c'è anche nei cori. Io vi assicuro che tante volte famosa arpa d'oro dei fatidici vati, non solo perché muta dal sa, lì c'è pendi, a prescindere da questo, ma questo lo diamo per superato. Vi assicuro che proprio lì molte volte, che miseria, mi manca
quel vibrato, quella cosa che veramente ti mette in emozione. Ecco, voglio dire, permettetemi proprio da ascoltatore di tante esecuzioni di questo, che come ho detto nella mia introduzione, non possiamo negarci il piacere di far parte di questo flusso musicale, no? Che nasce, che sentiamo dentro, ci siamo cresciuti dentro, no? Proprio perché ha quelle radici che hanno ben messo in evidenza i nostri relatori. Però sappiamo che quando questo noi lo mettiamo di fronte al pubblico, al pubblico dobbiamo dare l'immagine anche vera che Verdi ha voluto costruire intorno a quella cosa. E quindi dobbiamo fare in modo che il nostro strumento sia all'altezza di poter realizzare esattamente quello che l'autore voleva. Perché, consentiteci una piccola citazione, come diceva Toscanini, guardate che il compositore ha scritto delle cose non per fare bella figura a noi, ma siamo noi interpreti che dobbiamo far fare bella figura al compositore. E quindi grazie a tutti voi, perché ciascuno, il nostro Verdi, no? da questo nostro incontro e dalla vostra riflessione veramente viene arricchito, diventa il vostro Verdi, diventa, va a arricchire il Verdi di ciascuno di noi. Credo che questa sia una maniera bella per noi, che ovviamente vogliamo professare l'amore per la musica, l'amore per il coro, la musica per la cultura in generale, e soprattutto, ecco, ci piace portarci appresso questa attualità di questo autore, che possiamo davvero, nei contesti in cui lo andremo a studiare o ad eseguire, potremo mettere in evidenza appunto questi aspetti di modernità, di innovazione, di rispetto di quei valori della nostra cultura, che non è però chiusa negli asfittici confini nazionali, perché altrimenti dovremmo fare una quarta o quinta, sesta guerra di indipendenza, perché come diceva Serena, Verdi, che è stato assunto in qualche maniera a simbolo della guerra contro gli austriaci, beh, adesso se noi dobbiamo eseguire le opere di Verdi dobbiamo pagare i diritti d'autore ai tedeschi, perché la ricordi è stata acquistata dalla BMG, e i nostri articoli in cui si dice va fuori d'Italia, va fuori straniero, sono proprio a casa dello straniero. Ma questo impasso non lo supereremmo se non in una visione superiore di un valore perenne che chiaramente trascende i confini nazionali, trascende i limiti del tempo. Evviva Verdi, evviva la RCL, evviva Rieti e Cori Incontro. Grazie, buona giornata.